Ora, se la vogliamo semplificare, dobbiamo smontare la Fornero, perché se noi teniamo la Fornero, noi non possiamo immaginare che ci siano nuove assunzioni. Io ho vissuto e subito la nascita, lo sviluppo e l'approvazione della legge Fornero, che era partita bene ed è arrivata male, perché a un certo punto l'ideologia ha prevalso sul senso della realtà. Allora, nel contratto di governo ciascuno di noi deve rompere i legami anche con un pezzo importante della propria constituency e del proprio passato. Noi del nuovo centrodestra abbiamo avuto il coraggio di alcune scelte, speriamo davvero che la sinistra riformatrice guidata da Renzi abbia la forza e il coraggio di dire alla CGIL: noi smontiamo la Fornero e sulla regolamentazione delle procedure per le assunzioni noi abbiamo le idee chiare e noi vogliamo facilitare la vita a imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti. E alle imprese e ai lavoratori dobbiamo dire: voi siete una comunità. Voi vi dovete fidare l'uno dell'altro, fatevi contratti aziendali tra di voi, regolatevi il rapporto tra di voi, principi cardine tratti dall'Europa, e per il resto contrattazione aziendale. Non possiamo da Roma decidere ogni giorno quello che deve accadere nelle aziende e nelle imprese italiane. Su questi principi c'è la sfida della modernità e della occupazione del nostro paese. Qui ci vuole coraggio vero.